Seguire sempre i sentieri dell'onestà e della sana convivenza civile, senza lasciarsi tentare dalle facili scorciatoie che portano spesso sulla cattiva strada. E questo è il messaggio lanciato da Don Luigi Ciotti agli studenti della BAT. Il presidente nazionale di Libera, l'associazione contro tutte le mafie, è stato protagonista di un incontro con i ragazzi degli istituti superiori della Sesta Provincia, organizzato questa mattina presso il teatro della parrocchia San Magno di Trani. Una lezione di vita e di legalità. Non basta tagliare la malerba in superficie, dobbiamo andare a estirpare il male alla radice. E per estirpare il male alla radice voi me lo insegnate. È necessario un grande impegno culturale, sociale, educativo. Ci vuole questo sforzo e questo impegno nel nostro paese. Gratitudine al lavoro della magistratura, delle forze di polizia, delle istituzioni che fanno la loro parte, che ogni giorno ci consegnano, nonostante tante situazioni a volte di fragilità, dei risultati, ma se non c'è uno scatto anche della società civile, dei cittadini, delle persone, non ne usciremo fuori. Coraggio, fiducia nello Stato e senso di responsabilità sono le armi a disposizione di ciascun cittadino per contrastare nel suo piccolo i fenomeni malavitosi. Un appello che è stato più volte rivolto di recente dai rappresentanti delle forze dell'ordine proprio in riferimento alla BAT, territorio a forte impatto criminale e come emerso dalle ultime inchieste antimafia, dove spesso l'omertà costituisce un terreno fertile per i clan. Il problema è che oggi in Italia, dico attenzione, a fare la differenza e l'indifferenza. Si è molto allargato questa modalità, si è passati dal crimine organizzato mafioso al crimine normalizzato, è diventato una delle tante cose. E dall'altra parte si è allargato proprio ancora di più l'omertà. E l'omertà uccide la speranza e soprattutto uccide anche la verità. Un concetto ribadito anche dal procuratore della Repubblica Renato Nitti, che ha confermato il massimo impegno dello Stato contro i fenomeni criminali che stanno interessando la Sesta Provincia, ma al lavoro degli inquirenti bisogna affiancare la collaborazione dei cittadini per ribellarsi alle logiche mafiose e per diffondere la cultura della legalità. Intanto c'è una reazione di tipo investigativo ed è quella che riguarda le forze dell'ordine e la magistratura. È una reazione che è in campo, che è in corso. Poi c'è una reazione che è quella dell'antimafia sociale, di cui oggi qui abbiamo un tassello molto importante. Il fatto che si creino dei presidi di Libera, che si cooperano tra di loro, che si creino delle associazioni anti-racket e anti-usura è fondamentale. È il modo attraverso il quale noi possiamo reagire. Infine c'è il livello dell'affidamento che il cittadino deve fare nei confronti delle istituzioni. Deve denunciare.